Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passione. Ho deciso di fare questo video adesso, è notte fonda e ho appena finito di vedere l'ultimo episodio, il nono, di questa serie televisiva chiamata Severance, in italiano tradotta scissione. Io non so davvero che cosa si sia magnato Ben Stiller, perché è proprio lui che la dirige. Ma complimenti vivissimi, ho trovato un prodotto visionario ai livelli di Black Mirror. Sì, sto proprio parlando di Black Mirror, ma quello buono, quello delle prime stagioni, che erano prodotto inglese prima che venisse acquistato dagli americani. Una serie TV con un cast di altissimo livello, una Patricia Arquette che fa proprio una stronza glaciale, poi c'è anche John Turturro e Christopher Walken, e che ve lo devo dire a fare, come al solito, impeccabili. In alcune cose, in alcuni aspetti, mi ha anche ricordato un pochettino The Secret Life of Walter Mitty, ve lo ricordate, Ben Stiller? E anche in quel caso c'era lui, Adam Scott, che nel caso specifico, in questa serie televisiva Severance, interpreta Mark Scout, che è proprio il protagonista di questa storia. Alla fine, veramente, secondo me vi farete non so quante domande. È un vero e proprio thriller fantascientifico, ma non è una di quelle pippate in cui uno può dire sì, va bene, concetto filosofico, il solito pippone, mi devo andare a leggere non so quante recensioni per capire il significato intrinseco che Ben Stiller voleva descrivere. No, è veramente tutto chiaro. Secondo me è una fotografia di quella che è la società attuale. Perché voi provate ad immaginare come concetto, un concetto super spinto, ma qualora fosse possibile separare i propri ricordi personali dai ricordi lavorativi. Perché alla fine ormai viviamo in una società nella quale molte volte lavoriamo per aziende di cui non sappiamo esattamente quello che sia la strategia, la vision, soprattutto tutte queste compagnie americane che escono e nascono come, non lo so, funghi ai lati delle autostrade. Mi è uscita così questo detto, vabbè, ma se le 11:30 di sera sono pure io stanco, mica posso diventare Alessandro Manzoni o Ungaretti o Leopardi tutti in una volta. Ma poi anche un contrasto, tonalità dark, questo verde acceso dell'ufficio in contrasto con queste pareti bianche che vanno a limitare le pareti esterne dello stesso edificio. È un io non lo so, Ben Stiller, che me lo immagino per Tutti i pazzi per Mary e tutte le altre commedie demenziali, io non so veramente come sia riuscito a partorire un simile gioiellino, perché secondo me è un gioiellino disponibile su Apple TV Plus, che da essere una piattaforma streaming di nicchia dove c'aveva due o tre prodotti, questi sfornano ogni anno e ci sta Ted Lasso e ci sta The Morning Show e adesso Severance, e ce ne sono altre che mi devo guardare. Me ne sono vista una sul basket, vi devo fare un altro video prodotta da Kevin Durant, non aggiungo altro. Cioè, veramente Apple TV Plus sta spaccando, ma di brutto, perché se si dice due indizi fanno una prova, questi stanno dimostrando, e costa solo 4 sterline e 99, cioè neanche 5 pound, che al cambio cosa saranno? 6 euro, 6,50 euro al mese. Qui ci sono prodotti di qualità. Ma ritornando a Severance, poi Ben Stiller è un genio, anche perché per 8 episodi ci apparecchia la tavola. Noi pian piano mette tutti i tasselli di questa storia e nell'ultimo episodio, poi così di punto in bianco, è un susseguirsi di colpi di scena finché proprio
il finale, questo cliffhanger, perché è stato confermato che ci sarà anche una seconda stagione. Quindi io non vedo l'ora che esca la seconda stagione, ma ben tanto di cappello, mi levo il cappello, mi levo il parrucchino che non ho, perché sei stato davvero straordinario. All'inizio mia moglie era un pochettino scettica, mi chiedeva: ma tu stai capendo, ma dove stiamo andando a parare, dove stiamo arrivando? Ma anche lei poi dopo negli ultimi 3 episodi un pochettino si è ricreduta, ho cercato, ho detto lasciati andare, sì, come nel film Being John Malkovich, entra nella testa di Ben Stiller, perché vedi che Ben Stiller c'ha una dote, non fa troppo il filosofo, lo psicologo, si vede che è un uomo concreto, proprio perché lui è stato un maestro della commedia e della comicità, e alla fine il messaggio arriva bello, dritto, dritto, ed è facilmente recepibile. Poi so io sono molto interessato per chi l'abbia vista, chi la vedrà, non so se adesso vi verrà voglia, fatemi sapere nei vostri commenti, perché questo potrebbe essere un arricchimento personale, per capire tutti i vari spunti, le sfumature che casomai mi sono sfuggite, perché io adesso sono preso da questa eccitazione in cui ho detto devo assolutamente fare questo video. A questo punto vi ho fatto capire che è un prodotto che merita. Se non siete abbonati a Apple TV Plus, fatelo. Che cosa state aspettando? Mi fate anche il primo mese, non lo so se qui si può fare il mese gratuito, ma che cosa vi costa? 5 sterline, 6,50 euro, ci sono un sacco di prodotti. Poi ci sta anche Coda, il film che ha vinto l'Oscar come Best Picture quest'anno. Quindi non ci sono solo serie televisive. Un altro bel film, Finch con Tom Hanks. Ma questa ve la dovete assolutamente gustare. 9 episodi al massimo, i primi durano 55-57 minuti e poi gli ultimi sono belli, corti, 43, 46 e proprio il nono, 40 minuti. Io ve l'ho detto, vi ho avvisato, sicuramente qualche sapientone, qualche altro guru di YouTube o qualcuno che ha molti più followers arriverà tra, non so, un paio di settimane, un paio di giorni, un paio di mesi dicendo è un capolavoro, però secondo me questa non è ai livelli di Squid Game, che secondo me è stato un fenomeno mediatico, ma è una serie televisiva che merita. Non aggiungo altro, correte a vederla, una volta che la finite, fatemi sapere nei commenti a questo video che cosa ne pensate. Ben, tu sei un genio, io lo vado subito a chiamare, adesso gli scrivo, non lo so, via Twitter, gli dico Ben, grazie mille. Con questo è tutto. Ci risentiamo alla prossima. Iscrivetevi al canale e rimanete sempre sintonizzati su 80 Passione, anche a tarda notte, come fa il sottoscritto. Ciao!